No, sicuramente il primo tempo dopo il gol potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0 perché abbiamo avuto un'altra occasione con Gabriele Bernardotto e un'altra con Rosso. E sul 3-0 il primo tempo, se la chiudi, è difficile rindirizzarla per gli altri. Poi il calcio è così: sbagli gol e su due occasioni, una sul rilancio del portiere addirittura, abbiamo preso gol e poi. Sono episodi che dobbiamo portare dalla nostra parte. Oggi non ci siamo riusciti e c'è un grande rammarico. Non siamo riusciti a riprendere in mano perché entra un po' di ansia, non lo so, in campo poi noi mettiamo tutto, però a volte non riesci a rimettere le partite come vuoi. Ci abbiamo provato in tutte le maniere. Sicuramente. Sbagliare i gol li abbiamo già sbagliati in qualche partita. A volte forse noi attaccanti siamo un po' egoisti e vogliamo fare gol come tutti. Sicuramente siamo una squadra giovane, quindi forse a volte queste situazioni ci possono un po' ci prende un po' la paura, però noi sappiamo come giocare, siamo una squadra molto tecnica, dobbiamo imporre il nostro gioco, ma abbiamo fatto il primo tempo, il secondo tempo ci siamo riusciti un po' meno. Alla fine abbiamo voluto un po' forzare le giocate anche io tante volte per cercare di andare a fare gol. Noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo e i risultati vengano perché le occasioni si creano. No, vabbè, l'uscita di Andrea si è sentita di uscire, poi è andato più in alto l'attaccante di testa, ha fatto gol, però noi come sbagliamo i gol, può sbagliare un'uscita del portiere, può sbagliare un difensore. Abbiamo sbagliato 3 gol il primo tempo. E nessuno ci ha detto niente, quindi dobbiamo aiutarci a vicenda e continuare sulla strada tutti insieme perché è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi.